Direi che questa volta ha veramente vinto proprio la partecipazione attiva dei cittadini. Oltre 20.000 presenze, 600 banchi e 400 in attesa. I numeri del mercato delle pulci ormai sono questi, degni di un grande mercato dell'usato come se ne trovano nelle più grandi città europee. A vincere in questa edizione, forse più che nelle altre, l'aspetto sociale. Oltre 20 le associazioni ospitate per le raccolte fondi, dall'associazione Diabetici a Rotary fino al gruppo social 6 di Arezzo Se e tante altre. Sì, vogliamo essere tra la gente perché vogliamo mandare il messaggio forte. Il Rotary Club è con la gente, per la gente, e lo strumento che vogliamo acquistare per l'ospedale è proprio per tutti, per la comunità. Una donazione per il nostro ospedale per aiutare appunto le future mamme a partorire in acqua. Assolutamente sì, come tra l'altro un sistema che non è nuovo ma che è molto apprezzato, questo del parto in acqua. E è una joint venture, chiamiamola così, con il Calcite, perché è uno strumento che costa molto, anche il nostro impegno è molto alto. E da qui tutte le iniziative possibili per fare raccolta fondi. Ecco, voi raccogliete fondi per l'associazione Diabetici Aretini e ci diceva il vostro impegno è soprattutto sul fronte della prevenzione. Assolutamente sì, per noi la prevenzione è il motivo principale per cui ci stiamo, nel senso che la malattia va saputa in qualche modo gestire e non è così semplice. E in più prevenire le complicanze per noi è determinante, perché con le complicanze veramente la situazione diventa molto molto più grave. E nonostante le app e l'e-commerce ormai votato anch'esso al mercato dell'usato in svariate forme, il contatto umano evidentemente prevale. Ma infatti secondo me poi è veramente il valore aggiunto, perché quelle app le usiamo tutti e nonostante questo siamo qui in presenza a fare quella stessa cosa. Quindi vuol dire che c'è l'incentivo a stare insieme, non è tanto il vendere, perché quello lo puoi già fare online ancora più facilmente, mentre questa è una cosa faticosissima. Ecco, e quindi ci diciamo sempre, la gente se lo fa c'è un motivo ancora più profondo. Senti, l'ultima battuta, chiudiamo, ti faccio girare. Usato ma non da te. Avete creato anche degli slogan attraverso i social, hai creato davvero una grande famiglia, Silvia. Sì, perché non li abbiamo creati noi gli slogan, ma anche in questo caso abbiamo chiesto la partecipazione dei partecipanti e poi abbiamo scelto i più belli. Quindi c'è usato ma non da te, usato ma non sono geloso, usato ma buono. Insomma, tante cose, ma anche quello fatto col coinvolgimento delle persone.